Una camminata per le strade del paese, donne, uomini, giovani e adulti uniti da un unico filo rosso per spezzare la spirale di violenza contro le donne. Così il 25 novembre a Castiglion Fiorentino. Abbiamo voluto fortemente coinvolgere gli studenti, dare un gesto simbolico a tutte quelle persone che sono vittime di violenza e quindi abbiamo con questo nastro rosso simbolicamente abbracciato tutto il paese per far capire che noi siamo tutti uniti contro la violenza. Ringrazio quindi tutto il mondo associativo, tutte le persone che si sono volute unire a noi in questa iniziativa semplice, però di grande significato. Le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Giovanni da Castiglione hanno preparato un emozionante flash mob con i simboli delle scarpe rosse e delle farfalle. Un'esperienza che rimarrà per i ragazzi. Sì, devo dire che i ragazzi partecipano sempre con molto entusiasmo e poi ognuno trova il suo ruolo, quindi avevamo appunto chi suona, chi si occupa appunto della parte manuale. Questo li ha fatti sentire più vicini alla tematica della violenza femminile, cioè lavorando anche sui materiali, quindi con qualcosa di concreto, pensando a come mostrarla visivamente al pubblico. E questo se lo ricorderanno perché rimane un'esperienza tangibile. Anche i ragazzi della scuola media Dante Alighieri questa mattina hanno partecipato alla camminata di sensibilizzazione. Questo per loro è stato un importante momento di vicinanza a quelli che sono temi che oggigiorno sentono tutti anche ai telegiornali attuali.